Buonasera, seconda puntata di A Tutto Campo, sono le ultime ore anche del calciomercato con Basit ufficiale al Benevento, si parla di circa 300.000 euro, così ha scritto la stampa di Benevento, quindi cifre sicuramente lontane da quelle che si erano evocate nello scorso mese di gennaio. Poi movimenti minori, Masetti alla Pro Patria, Maestrelli al Monopoli, Bruschi che rescissione del contratto e Artini al Clodiense, sono chiaramente movimenti per sfoltire la rosa. Mercato che chiude alle 22, quindi vedremo se ci sarà da attenderci altro con l'Inter che ha ufficializzato anche il passaggio di Nolan all'Arezzo, questo difensore centrale irlandese. Arezzo che è incappato sabato in questo passo falso in casa della Pianese, ne parleremo con mister Agostino Iacobelli, il nostro mister preferito, che ritroviamo con piacere. Tra l'altro viene da un roboante 5-1 della sua Aglianese in casa del Bastia, è iniziato anche il campionato di Serie D. E poi ritroviamo Paolo Banchetti, tifosissimo dell'Arezzo. Ciao Paolo. Buonasera a tutti, grazie. Allora, direi che prima di vedere un attimo, rivedere la sintesi, chiedo a Agostino, intanto quando si gioca con le squadre di Masi c'è sempre da temere, in questo caso Masi aveva affrontato l'Arezzo in altri tempi, altra squadra, altra storia, comunque in Serie D ci fu un 2-4 molto pesante in casa perché fu l'apripista poi alla vittoria del campionato del Pontedera e poi sconfitta netta anche nella gara di ritorno e ora sconfitta di misura con una formazione della Pianese che ha segnato, poi si è arroccata in difesa, però alla fine si è riuscita a portare a casa i 3 punti. Sì, però ho parlato stamattina con Marco, mi ha detto che obiettivamente l'Arezzo meritava qualcosa in più. Poi sai, quando le partite si mettono in un certo modo, passi in vantaggio dopo un po', come è capitato anche a me ieri, dopo 3 minuti non mi sono neanche seduto in panchina e vincevo 2-0. Quindi capitano anche queste giornate così. Poi ci sono delle giornate che puoi stare anche 90 minuti nell'area avversaria e non fai mai gol, quindi comunque Massimo ha detto che secondo lui l'Arezzo è una buona squadra, un'ottima squadra, quindi secondo me è un piccolo passo falso che ci sta in un campionato. Allora, rivediamo tutto e poi ne parliamo. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. L'Arezzo allo Zecchini di Grosseto per il debutto casalingo della Pianese, quasi gioca in casa, oltre 400 tifosi accompagnano la squadra di Di Donato che conferma il 4-2-4, debutta Corrado in difesa al posto di Sereni, per il resto c'è il ritorno di Foglia nella Pianese, gioca là davanti Udo al posto di Rinaldini. Si parte dopo 2 minuti, c'è il lancio di Simeoni, tocca Corrado che mette in gioco proprio Udo. E questo è il primo gol del professionismo in Serie C della Pianese, lo firma lui Udo. Classe 97, la Pianese l'ha prelevato dal Viareggio. Rivediamo qui Simeoni, svircola Corrado, chiede il fuorigioco Baldan. Ma è tutto buono per il primo assistente Ravera. Pianese in vantaggio dopo 2 minuti. Che dica, limite, che dica, rientra, conclusione. Palla fuori di poco, l'Arezzo avrebbe subito la chance del pareggio. Belloni prova ad accentrarsi, parte il cross, che dica, anticipato dall'intervento di Cason. Dal calcio d'angolo, battuto corto per Cutolo, col sinistro, stacca Borghini, c'è una deviazione di Simeoni. Bianchi va a lanciare, Lorenzo Benedetti, controllo, palla che passa tra le gambe di Pissardo, 2-0, ma è fuori gioco. Rivediamo qui sul lancio di Bianchi, posizione dubbia per Lorenzo Benedetti, poi è proprio lui che insiste in questa azione, palla fuori, Simeoni calcia altissimo. Rolando salta secco Figoli, Rolando mette in mezzo, c'è il salvataggio da parte di Gagliardi. Arezzo che insiste poco dopo la mezz'ora, Cutolo, Belloni conclude, è una rasoiata pericolosissima che va sul fondo. Lungo lancio qui di Volpicelli verso Golando, grande aggancio e alla fine Cason va in chiusura. Cutolo poi mette in mezzo la palla che attraversa tutta l'area. Belloni, gran palla per Rolando, c'è fuori gioco ancora, fuori gioco. Rolando, il più pericoloso sicuramente, quello che mette più in difficoltà la Pianese. Altro traversone, Cutolo! Era tutto buono, ma manca il pallone. Grandissima opportunità per l'Arezzo per pareggiare. Belloni, pennella ancora, c'è lo stacco di Rolando, ma c'è ancora fuori gioco. Ancora si alza la bandierina di Ravera.
Arezzo che fa un monologo nel secondo tempo, a volte sterile, a volte no. Luciani parte il cross, Golando schiaccia, ma anche stavolta c'è qualcosa che non va nell'azione. Cross questa, in questo caso di Cutolo, Belloni, salvataggio, ma ancora una posizione irregolare. È un po' un duello con l'assistente, poi Caso che è entrato nella ripresa, Cutolo, palla di ritorno per Caso, lo storno di petto, mette dentro per il tiro, quasi a botta sicura di Mesina, è entrato anche lui. Palla di ritorno qui per Belloni, mette dentro, qui forse è fischiato un fallo di mano, forse di Mesina. Comunque l'Arezzo che nel recupero cerca con Caso, va a lanciare Belloni, Belloni, e la presa bassa di Vitali. E ferma tutto, Pianese che resiste al forcing dell'Arezzo e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Luciani di Roma dice che finisce qua. C'è la prima vittoria in campionato nella sua storia nel professionismo per la Pianese. C'è soprattutto la prima sconfitta per l'Arezzo, manovra a volte un po' prevedibile, si può dire così, qualche chance sprecata. E l'Arezzo dunque trova il primo KO del campionato. Allora Paolo, eravamo rimasti alla vittoria, no? Con il Lecco, che era stata giustamente enfatizzata perché no, i gol, anche come è capitato a te Agostino, tattan, subito pronti via, e l'Arezzo si è trovato praticamente sul 3-0 quasi. Si era visto anche un ottimo gioco, un ottimo primo tempo. L'Arezzo a Grosseto ha avuto chiaramente il predominio del gioco, però un gioco diciamo abbastanza prevedibile, e che poi, non avendo un terminale anche offensivo diciamo di un certo peso, ha vanificato anche la mole di gioco, ad esempio, di Belloni, no? Sì, è stata purtroppo una metamorfosi rispetto alla partita con il Lecco, dove era andato tutto bene. Nel secondo tempo avevamo gestito il ritorno del Lecco abbastanza agevolmente, mentre purtroppo con la Pianese questo passo indietro, che io non me lo so spiegare sinceramente, perché proprio è stata una partita. Sì, è vero che abbiamo avuto il gioco in mano, anche perché la Pianese si è ritirata in difesa, per cui abbiamo creato poco, e quel poco l'abbiamo sfruttato male. Sinceramente il cambio di Rolando per Caso, mi sembra, è entrato, e poi Mesina. Io avrei messo non avrei tolto Khedira, avrei messo Mesina accanto a Khedira, avrei provato questa soluzione qua, poi magari non cambiava niente, però sì, Rolando è stato quello che ha messo più in difficoltà la Pianese, tanto che proprio Masi ha cambiato, che dicevamo prima di cominciare, è un allenatore che raramente cambia in corsa in modo così netto, perché dopo 20 minuti praticamente si è messo a 5, perché Rolando soprattutto dava molto fastidio. Sì, a me è piaciuto molto anche quando è entrato Caso, devo dire la verità, perché ha dato un po' di scossa alla squadra. Poi Rolando aveva fatto bene, ma forse era un po' stanco, però ecco, io avrei fatto cose diverse, anche se sono un tifoso, non un tecnico, però per come l'ho vista io, ecco, diciamo così. Allora, rivediamo anche il gol che poi ha portato la Pianese a vincere la partita, con Udo, questo ragazzo che aveva giocato 4 minuti nella partita prima che la Pianese aveva perso con la Provercelli, che è entrato all'86esimo e gli ha dato fiducia a Masi fin dall'inizio, 8 gol con il Viareggio nel passato campionato, e Udo è riuscito a mettere dentro. Da questo pallone messo dentro c'è il gol. Allora qui c'è da valutare intanto la palla, intanto di Simeoni, centrocampista, signor centrocampista, che ha fatto una gara bellissima, tutto il gioco passava dai suoi piedi. Molto forte. Mette questa palla dentro, chiaramente decisivo il tocco di Corrado, che non ha avuto un debutto fortunato, e questo tocco di fatto mette in gioco Udo, perché credo che fosse in fuorigioco e neanche di poco, no? Quando parte la palla, non è in linea la camera, però sembrerebbe di sì, no Agostino? Sì, quando parte la palla sì, però bisogna dire, le regole sono un po' strane, dice che al tocco dell'avversario ricomincia un'altra azione, quindi poi sai, i guardalini devono fino all'ultimo aspettare, non è che sia molto semplice. Effettivamente secondo me è regolare, cioè, anche se quando parte la palla, però fino a qui la palla non gli potrebbe mai arrivare, perché è troppo, la giocata del difensore sarebbe semplice, però al tocco del difensore ricomincia un'altra azione, perlomeno da quello che
Poi quest'anno li hanno ricambiato di nuovo, non si capisce. No, io volevo fare una battuta, poi avevano le maglie bianco-nere per cui... Ah, ecco, quindi diciamo di ufficio c'è... Cioè, anche perché non c'è la nella battuta. Sintesi, no? Ma c'è stata una situazione... C'è stata un'azione uguale, cioè come dinamica, pochi minuti dopo, dall'altra parte, non c'è nella sintesi della Lega, una palla per Cutolo, chiaramente era l'altro assistente in questo caso, quello, il secondo assistente, la palla arriva a Cutolo che è in fuorigioco, c'era stato il tocco anche qui del difensore e lui, e qui in questo caso però l'assistente ha sbandierato. Quindi anche loro non è che è molto chiara, neanche per loro. Sì, infatti, non sono molto chiare molte in queste categorie, poi se non è che c'hai il VAR, tutte le cose effettive per andare a vedere, quindi purtroppo secondo me dovrebbero, soprattutto in C e in D, dovrebbero essere un po' più semplificate, perché non ce la fai a valutare tante cose. In A, in B, anche in B, forse in A è facile, aspetti anche molti 10 minuti, poi però in queste categorie più si semplificano le cose meglio è. Ci fermiamo, torniamo subito, sentiremo proprio anche la sala stampa, un Di Donato abbastanza amareggiato, a tra poco. Ripartiamo, chiedo ad Agostino. Di Donato, insomma, ha fatto anche ottime cose con il 4-2-4, questo modulo così molto offensivo. Quali sono secondo te, da allenatore, insomma, i vantaggi di un modulo di questo tipo anche con i giocatori che ha l'Arezzo, e quali potrebbero essere gli svantaggi? C'è un modulo secondo te replicabile in qualunque tipo di partita, che so, anche contro il Monza? Secondo me una squadra si deve creare un'identità. Una volta, poi purtroppo lo sai che a volte la coperta se la tiri da una parte ti devi accorciare da un'altra, però è un modulo che se lo fai con gli elementi giusti in attacco puoi essere anche devastante, però in fase difensiva soffri tanto perché i due mediani secondo me davanti alla difesa hanno tanto da correre da coprire, però sai, poi bisogna vedere anche le qualità dei due esterni alti, che qualità hanno, perché una cosa è giocare con due esterni tutti offensivi, una cosa è giocare con due esterni alti molto più difensivi, però secondo me è un modulo molto molto faticoso e molto rischioso, però poi non è tanto mettere 4 punti, 5 punti e avere la mentalità di andare avanti o di difendere, perché ed è importante avere una squadra corta nei reparti, se no fai tanta fatica con questo modulo, secondo me. Mi piace leggere poi anche su Facebook o sui forum i tifosi, no? Che giustamente anche in base alle partite, prima di cominciare si diceva probabilmente l'Arezzo potrebbe anche veramente migliorare l'obiettivo dell'anno scorso, adesso dopo questa sconfitta chiaramente c'è qualche timore, anche analizzando insomma alcuni giocatori che sono considerati titolari, ne dobbiamo vedere ancora diversi perché non abbiamo visto, a parte Nolan, non abbiamo visto poi quelli che sono arrivati dall'Empoli, a parte Benucci che lo conosciamo, dell'Agnello ancora dobbiamo vedere, quindi ancora qualche carta c'è da valutare, però che ne pensi? Io penso che abbiamo una grossa fortuna che il girone non mi sembra particolarmente impegnativo, per cui sicuramente nei 10 ci arrivi nei playoff. Poi la posizione che avrai è ancora presto per dirlo, per saperlo. Sicuramente il primo posto ci ha assegnato, il campionato lo vince il Monza sicuramente al 100%. Poi dopo da lì in poi vedremo. Certo che questa squadra secondo me ha perso tutti i pezzi migliori che aveva, per cui da Basit, Buglio, Pelagatti, Brunori, anche se non era nostro, insomma, perché tutta l'ossatura di l'anno scorso non c'è più. Per cui bisogna sperare che il mister faccia un ottimo lavoro, che questi ragazzi che sono arrivati sorprendano in positivo, e con la fortuna di avere un campionato non eccesso sicuramente si può far bene. Però ecco, io migliorare il posto di l'anno scorso io ci credo poco. Io per niente. Mi accontenterei. No, ecco. Secondo me, guarda, io sono molto obiettivo. Cioè l'anno scorso è stato un campionato eccezionale, veramente oltre tutte le previsioni, però quest'anno c'è, forse questo campionato qui dell'anno scorso ha dato un po' di brio alla tifoseria, però secondo me bisogna stare molto calmi, molto calmi. Primi 10, già il fatto che secondo me arrivare a 40 e non so quale ora, quale in C, quale
qual è la quota salvezza. Secondo me l'Arezzo quest'anno deve arrivare alla quota salvezza il più presto possibile, poi però se non dovesse accadere il fatto di andare di nuovo ai playoff, l'importante è salvarsi per un po' di esperienza che ho io. Sì, poca, anche se nei primi 10 io penso che ci sarà arriva. Ripeto, no. Non mi sembra un gran girone, ecco, tutto lì. Per quello, se sei nel girone B o nel girone C, dovevi lottare per salvarti sicuramente, perché sono gironi molto più competitivi. Però secondo me la gente deve capire, è normale che uno adesso in questo momento qua viene da perché l'anno scorso è arrivato Brunori, all'inizio si parlava con lui, Brunori non era buono all'inizio, cioè si parlava di Brunori che era un giocatore. Sì, però anche da Gatti sapeva chi era. Sì, ma Carlo è arrivato anche un po' dopo, però non è che hai perso chissà che. Secondo me, perché Pinto neanche nessuno lo conosceva, quindi secondo me arrivare già alla salvezza tranquilla, secondo me per l'Arezzo, e poi ripartire. Ma sono d'accordo. Perché deve passare, secondo me, i 3-4 anni di stabilità. Perché l'Arezzo obiettivamente viene da. Non è che è una società senza offesa che navighi nell'oro, credo, se no. Questo però no. Credo, però quindi arriviamo alla salvezza più presto possibile, poi se non dovessero venire i playoff va bene. Va diciamo bene, che sì. Adesso c'è una gestione, si presume, insomma, anche oculata, considerando giusto, insomma già certo. Gli investimenti che sono stati superiori a quelli che erano le previsioni. Sì, comunque, no? Scusa se ti interrompo, sì. Ma il discorso di migliorare il posto di l'anno non scorso detto noi, l'ha detto di Donato, mica noi, per cui... Sarei contento. Il termometro della squadra ce l'ho in mano, dicendo questo vuol darsi pure che ha notato, a volte ci sono delle... L'ha detto il primo giorno. Il primo giorno è arrivato, ora non lo so se... Bene. Cioè la presentazione l'ha detto, prima del io mercato. Sono contento anche perché lui è quello che può valutare meglio di tutti il gruppo che ha in mano. Quindi se ha detto quello, felice per lui e per la società, per l'ambiente, perché io ho sempre detto, mi sento aretino a tutti gli effetti. Però secondo me... bisogna fare un passettino alla volta, bisogna avere i 3-4 anni per stabilirsi e poi dopo questi 3-4 anni, perché Arezzo merita, io sono 30 anni ormai che lo dico, merita una piazza anche un pochino diversa, dai, se no. Certo. Allora, sentiamo proprio di Donato che dice non sono stato bravo a far capire l'importanza di questa partita e poi sentiamo anche Massimo. E non abbiamo messo in campo quella determinazione che ci permette di vincere la partita, siamo andati subito sotto sulla nostra disattenzione, non so se era fuori gioco o meno, però non siamo stati lucidi nel capire la partita e l'insidia erano dietro l'angolo, avevo detto in settimana e non sono stato bravo forse a far capire l'importanza di questa partita. Ma non mi è piaciuto il lavoro dell'insieme di squadra, non c'è stato, c'era poco movimento, portavamo troppo palla, eravamo lenti nella circolazione, specialmente quando sono andati in vantaggio loro che si sono chiusi, dovevamo capire come giocare, dovevamo essere più fluidi nella manovra, il che non è stato così. Dobbiamo capire che a volte bisogna tirare in porta anche quando si libera il primo, si salta il primo uomo, bisogna calciare. Noi oggi abbiamo cercato di entrare in porta col pallone. Non te lo permettono, squadre che si chiudono non te lo permettono. Ti ho detto, non abbiamo capito come dovevamo giocare oggi. No, effettivamente il pallone di gioco abbiamo avuto sempre noi. La Pianese ha avuto la fortuna di trovare il gol subito e di chiudersi. Noi forse lì dovevamo capire di tirare un po' da fuori o di andare a giocare dentro l'area. Invece abbiamo cincischiato, abbiamo rallentato, giocavamo sempre all'indietro e questo ha permesso il gioco della Pianese. Alla fine ha provato anche nuove soluzioni, magari la prossima settimana anche con nuovi acquisti ci potrebbe essere qualche alternativa in più a disposizione per provare a dare una scossa che oggi è mancata. Sì, sicuramente arriveranno i quattro che abbiamo acquistato e ci daranno quella qualità e quella concorrenza in più che serve per andare sempre a mille. Abbiamo visto anche dei cambi dettati alcuni anche da problemi fisici? No, ho cercato di mettere gente più fresca per cercare di ribaltare la situazione, ma non è stato così. Ecco, le finali sembrava mancasse qualche centimetro in avanti, no? Tanti cross, però chiaramente non c'erano giocatori dal punto di vista aereo, no? Che potevano sfruttare. Sì, abbiamo preso appunto a Rivera dell'Agnello in settimana e quindi quello è il giocatore che oggi forse ci è mancato di più perché, come hai detto tu, in area sono mancati centimetri. Una vittoria importante ottenuta con il sacrificio, con l'obbligazione. Come sarà poi il nostro percorso se non è fatto di queste qualità?
potremmo incontrare grosse difficoltà. Oggi siamo stati bravi perché siamo stati umili al cospetto di una squadra importante con dei valori singoli importanti che sapevamo, e quindi ci siamo un pochino adeguati anche al cospetto di una condizione che non può essere ottimale. Ma non è tanto la nostra vittoria storica, noi bisogna affrontare tutte le partite così, perché il nostro obiettivo deve passare per forza attraverso queste qualità, non possiamo pensare di mettere in campo in questo momento altre armi. Poi più avanti guarderemo se riusciremo ad avere più qualità nell'esecuzione del gioco, cosa che oggi anche per il valore dell'avversario ci è mancato. Abbiamo dovuto anche cambiare modulo di gioco, cosa che noi non siamo abituati a fare, però avevamo di fronte una squadra che ci stava mettendo in difficoltà, abbiamo cercato di limitare dove loro sono bravi. Pontedera e Pianese, Masi è la bestia nera dell'Arezzo. Sì, vabbè, questo è passato. Ci ha pensato un po' a settimana? Sì, vabbè, è passato un po' d'anni, quindi diciamo, e quindi insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, però beh, dicevo, beh, se i ricorsi storici portano bene, andiamo a prenderli. Allora dovremmo fare attenzione al ritorno. No, vabbè, intanto noi abbiamo da fare un percorso difficile e importante, quindi ci avremo tempo per pensare. La partita se l'aspettava così, cioè come l'avevate preparata, anche come fermare l'Arezzo? Sì, lo sapevamo che loro avevano questo quartetto davanti di grandissima qualità, poi oggi gli è rientrato anche un giocatore come Foglia che porta qualità, porta esperienza, quindi sapevamo che saremmo stati in sofferenza in alcuni momenti della partita. Devo dire la verità, forse abbiamo sofferto più il primo tempo che il secondo è subentrata anche meno male, un po' di stanchezza da parte loro che ci ha aiutato. Soprattutto nella parte di Golando, no? Il primo tempo ha messo poi Figoli da quella parte per cercare forse di dare una mano. Sì, perché noi arrivavamo tardi sui loro terzini, quindi c'era sempre questo cambio di campo che ci costringeva a correre sempre dalla parte opposta, e quindi per limitare questo ho messo un quinto che ci parava un po' da questa loro giocata. Eccoci tornati, dicevamo insomma prima di quelli che possono essere gli obiettivi dell'Arezzo. L'anno scorso tu, Agostino, appunto avevi detto in tempi non sospetti che Brunori avrebbe fatto molto bene, e inizialmente neanche io t'avevo creduto, poi ti ho dovuto dare per fortuna ragione. C'è un Brunori potenziale in questa cosa? Cioè i nomi possono essere ovviamente quelli di Mesina, ma anche il ragazzo di Napoli, Pio Brunori, secondo me è un buon giocatore, l'ho visto l'anno scorso a Pistoia, a me è piaciuto tanto, un ragazzo come caratteristiche somiglia molto a Brunori, io mi auguro che sia lui, anche perché l'Empoli ha molta fiducia in questo ragazzo, quindi io mi auguro che sia lui, perché secondo me è un buon giocatore, però sai, Brunori, secondo me Brunori è, l'avevo visto l'anno prima nel Viaggio, aveva delle qualità incredibili, quindi mi auguro che sia più, perché secondo me è un buon giocatore. Secondo te quindi sarà lui il potenziale titolare? Secondo me se la giocano, però secondo me può giocarsela bene, perché vedendolo l'anno scorso a me è piaciuto tanto, poi sai, il calcio, come dicevo prima del mister, bisogna che è lui che c'è il termometro in mano della squadra, è lui che valuta tante piccole cose, perché tu il giocatore non finisce mai di conoscerlo, a volte vedi uno che ha delle qualità incredibili e non ti spieghi per come mai giocano in Serie D, oppure vedi giocatori che ti sembrano normali e l'anno dopo li vedi in Serie A, quindi però è un buon giocatore secondo me. Gara, ricordiamo quella di domenica con la Juventus Under 23, che è stata ufficialmente rinviata oggi dalla Lega su richiesta della Juventus perché ha dei nazionali, e vedo Paolo che scuoti il capo, non so se è un bene o un male in questo momento. No, io scuoto la testa per la Juventus, in quanto tale, diciamo. Non ci dovrebbe essere in questo campionato. Per questo. Era meglio giocarci subito, Agostino? Ma visto come stanno loro, neanche loro stanno benissimo, sinceramente. Ha perso col Siena ieri. Sì, ha perso in casa col Siena, anche la prima mi sa che l'hanno persa. Sì, no? Credo a 0 punti. Sì, quindi secondo me sono d'accordo con lui sul fatto che non questa categoria, e l'hanno anche provato l'anno scorso, non bisogna metterli in queste categorie. Già il fatto che hanno messo delle primavere, che c'è la retrocessione, e si vince lo scudetto, e soprattutto che si retrocede, è già un fatto importante, perché dai un po' di importanza al campionato. Ma mettere dei ragazzini in questo campionato così,
dove ci sono delle piazze importanti, no, a me non piace per niente. No, anche perché hanno visto che è stato un esperimento infelice, sì. Perché insiste, questa esatto. È la domanda, no? Fallimentare. E quindi... Anche perché se io voglio mandare, lo spiegavo anche l'anno scorso, io voglio mandare un giocatore a fare le ossa, lo devo mandare anche in alcuni spogliatoi diversi, loro saranno sempre insieme uguali, sempre la stessa età. Invece mandalo con un vecchio marpione, con un ragazzo della Beretti, sì. Allora fa più esperienza. Ma che poi però abbiamo visto che a gennaio anche questo principio è caduto, perché poi a gennaio, quando hanno dovuto fare il mercato di riparazione, poi la cosa è stata anche, no, riempita, sì. di giocatori di esperienza. Becciata, e sì, allora, infatti, che senso ha, no, ulteriormente? È vero, a me non piace per niente. No, non è il verso, anche perché poi nessun'altra società cioè fossero in 3 o 4, dico, vabbè, ma se le altre non lo fanno, no? Infatti. Speriamo che finisca questa cosa. Esatto. Ma anche perché loro hanno anche un sacco di giocatori sotto contratto, e per non mandarli molte volte in giro, che ce n'hanno tanti, queste squadre qua. Sentiamo Foglia. La leggiamo che serve di più, sicuramente serve di più, l'abbiamo visto oggi. La Pianese è stata brava a giocare sulle sue qualità, quella di difendersi con tanti uomini. Ha trovato il gol che ci ha messo un po' in difficoltà per tutta la partita poi, perché attaccare una squadra che si difende con tutti gli uomini dietro la palla non è mai facile. E a noi ci è mancato lo spunto, diciamo, la giocata vincente o anche l'assist vincente. Ecco, quindi dobbiamo migliorare, perché è vero che il campionato è lungo, però ogni partita, diciamo, che punti valgono sempre, quindi dobbiamo fare di più. Comunque l'avevo già fatto il mediano a 2 qua, quindi mister vede il calcio in un modo, ci chiede delle cose, cerchiamo di farle al massimo. Oggi non ci è riuscito come squadra, quindi devo dire che speravo un altro soldo da parte mia, però abbiamo perso, guardiamo avanti, perché c'è subito da rimboccarsi le maniche e tentare di vincere più partite possibile. Fabio, è mancata un po' la concretezza, no? Perché l'Arezzo ha giocato la sua partita, ha fatto girare la palla, tanti cross al centro, però alla fine siamo stati poco concreti. Sì, dai, l'ho detto prima, è mancato il guizzo, è mancata la giocata, è mancata l'idea vincente. Peccato, perché comunque vincendo oggi, anche se solo per qualche ora, saremmo andati primi, quindi ci dispiace per quello e ci dispiace per i tanti tifosi che sono venuti anche oggi. Foglia, che insomma ha spiegato cosa può non aver funzionato, visto che parliamo di veterani, non una gran partita neanche di Luciani, però. Guarda, che io non è la prima, purtroppo. Sinceramente non mi sono piaciuti nessuno, praticamente. Luciani sicuramente non è stato uno dei migliori, ma forse nemmeno il peggiore. Una partita un po' anonima da parte di tutta la squadra, secondo me. Salverei un po' Rolando, anzi sicuramente Rolando, e salverei poi anche il caso nel secondo tempo. A caso è un giocatore che so anche... L'ho avuto io. L'hai avuto? Dove l'hai? Ragazzi della Fiorentina. Che ricordo quasi tutti i giorni. No, poco tempo fa. Beppe è un giocatore frizzantino, bellino, carino. Forse no, nel senso che è brioso, uno che forse è meglio metterlo a partita in corsa che dall'inizio, perché è un giocatore che quando gli altri sono stanchi, lui è uno che ha il campo di passo, tecnicamente è fortissimo, secondo me. Secondo me è un altro giocatore che darà una grossa mano, perché ha qualità tecniche importanti. Sì, abbiamo visto, insomma, che... Ma tu lo vedresti al posto, cioè, di Cutolo, come sostengono molti? Ma... Cioè, come parlo di che il caso entrasse a partita in corso, insomma. O anche se Cutolo entrasse a partita in corso, quindi partire con lui. Sì, io lo facevo giocare addirittura esterno a destra, perché lui gli piace rientrare cioè, esterno a sinistra, che gli piace rientrare col destro. Però, secondo me, no, è un giocatore che... va sfruttato per quello che è, cioè, nel senso, è un giocatore molto bravo tecnicamente, non ha grande fisico, non ha una grossa fisicità, però secondo me darà una grossa mano ad Arezzo. Sicuramente il valore in più è Belloni, insomma, in questo sì, campionato, sì. No? Ne parlavo stamattina con Masi, sì. Lui ha dovuto cambiare modulo, si è messo a 3 proprio perché un giocatore che gli ha dato molto fastidio è Belloni, però sai, a volte
quando c'è questi giocatori qua che mettono tante palle in aria, bisogna avere anche una rete lì davanti che finalizzi. Sennò... E dell'Agnello? Potrebbe essere. Io insomma, io non l'ho visto tantissimo, però un uomo d'aria ci vorrebbe, anche se più non è male, te lo dico. Meglio più, abbiamo capito che... Sì, secondo me sì. Ma ecco. Perché, scusa mister, ma più è un centravanti? Sì. Pensavo fosse più esterno io. No, la scorsa Pappistui giocava davanti, giocava al posto di Cellini, c'era Cellini ma giocava lui. Ok. Allora, in conclusione vediamo tra le novità, e poi vi chiedo anche cosa ne pensate poi velocemente, di questa stagione a livello giovanile. L'Arezzo ha annunciato che farà una scuola a calcio, ne abbiamo parlato proprio con il suo responsabile, Michele Passalacqua. Con Michele Passalacqua, responsabile della scuola calcio dell'Arezzo, la prima scuola calcio della storia Amaranto. Sì, finalmente anche ad Arezzo, nella società professionistica della nostra città, abbiamo la scuola calcio. È un progetto che va a dare ancora più forza a tutto il mondo dell'Arezzo, della società sportiva Arezzo, e quindi insomma siamo pronti e ben organizzati per partire. Con quali progetti? I progetti sono tanti, quello prima di tutto è ovviamente la crescita tecnica e non solo dei ragazzi che verranno a far parte della nostra squadra, delle nostre squadre. Altri progetti coinvolgeranno anche le squadre ovviamente dilettantistiche della provincia, perché vogliamo essere un punto di riferimento anche per loro, cercare di aiutarli in molte cose e avere anche molti punti molti punti da condividere, ovviamente con l'unico obiettivo che è quello della crescita dei nostri ragazzi della nostra provincia. Ci troviamo alle Caselle, lavori in corso, sarà questo un po' il centro, diciamo il cuore? Sì, questo è il centro tecnico, in realtà è un bellissimo centro, come dici te, sono i lavori in corso, quindi sta diventando un bellissimo centro dove potremo lavorare, già il campo in erba è pronto per accogliere le prime squadre, non credo, io è un po' che alleno e di centri così ne ho visti pochi per squadre della nostra categoria, insomma. L'età chi vi rivolgete per la scuola calcio? Noi abbracciamo ragazzi nati dall'anno 2013 fino ovviamente ai 2007, e è aperta a tutti, ovviamente abbiamo un limite più che altro numerico per quello che riguarda le iscrizioni, per cercare di lavorare bene su un certo numero di persone e di giocatori ben preciso. Infine, cosa vorrà dire far parte di questa scuola calcio? Ma tantissime cose, è un'opportunità, è una cosa bellissima. Io vesto questa maglia ormai da 4 anni e lo dico con sincerità, è veramente bello. Ovviamente cerchiamo di dare un livello tecnico e un livello di educazione, avremo una nutrizionista, avremo preparatori motori, avremo degli istruttori ben preparati, giovani e anche esperti che potranno aumentare ogni tipo di dote che riguarda il mondo calcistico dei ragazzi. E far parte dell'Arezzo, si sa, è una cosa, un sogno per tutti. Ovviamente il nostro obiettivo, quello principale, è quello di riuscire a portare più ragazzi possibili dalla scuola calcio più vicino possibile al settore giovanile e magari chissà un giorno di conseguenza più vicino possibile alla nostra prima squadra. Allora, abbiamo sentito, lui dice, abbiamo sentito l'intervista di Michele che dice no, è anche un modo per collaborare con le società del territorio. Io mi metto anche nei loro panni, che possono vedere questo anche come una concorrenza, non lo so. Tu che dici? Ma io non lo sapevo questo. Non lo sapevo. No. Comunque fare le scuole calcio bisogna avere soprattutto gli istruttori. Io ribadisco questo concetto. Più sei sotto, più bisogna essere bravi, più bisogna mettere gente che va pagata, però deve avere tanta qualità e bisogna che insegni veramente calcio. Se no, se stiamo lì a pigliarci la quota per fare soldi, non è giusto. Quindi io spero che si faccia una cosa seria, soprattutto perché se no il calcio non riparte mai più in Italia, perché se no, se anche nei settori giovanili la gente vuole fare l'allenatore, vuole fare già l'allenatore a quella lì, deve essere un istruttore di calcio, deve essere l'insegnante della scuola elementare che fa partire le cose. Quindi io spero che sia soprattutto una cosa fatta per bene e che aiuti i ragazzi a entrare nel calcio. Diciamo che
ci sarà da valutare, da capire, no? questa non so poi come definirla nel concreto, diciamo, questa collaborazione, chiamiamola così, tra l'Arezzo e questa società neonata. Per quanto riguarda il settore, è una cosa un po' strana, però va bene, giudicheremo poi, dai, non giudichiamo prima, giudichiamo poi con i fatti. Esatto. E ora attendiamo e speriamo sia una cosa buona. Staremo a vedere, vedremo insomma mese dopo mese come sarà, perché è una novità e quindi insomma... Tienimi informato. Certo. Grazie a Mestre Agostino Cobelli, grazie a Paolo Banchetti, ci vedremo comunque lunedì, anche se l'Arezzo non gioca ovviamente, per commentare anche quello che sarà accaduto in settimana. Alla prossima. Grazie.